C'è grande attesa tra i primi fortunati pensionati quota 100, perché oggi, 1 aprile, è il giorno in cui l'INPS inizia a erogare gli assegni. Il conto alla rovescia lo facciamo a San Domenico, nel comune di Fiesole, con Giovanni, 65 anni, fiorentino, ingegnere elettronico, sposato con due figli. Ho deciso di percorrere il processo che si è iniziato il 1 di febbraio del 2019 e mi si dice si concluderà il 1 di aprile con l'accredito della prima pensione. Dal 1981 Giovanni ha lavorato come quadro prima in una multinazionale di computer tra Roma e Milano, poi in un'azienda toscana fino ad agosto del 2018, quando ha deciso di andare in pensione. A 65 anni però, con la legge Fornero, avrebbe dovuto attendere fino a luglio del 2020. Prima della quota 100 avevo valutato le altre opzioni, quale per esempio l'APE. Ho fatto tutta la trafila in modo tale da essere pronto per qualsiasi fosse stata la soluzione applicabile. Aveva paura in qualche modo che il decreto di quota 100 non arrivasse in porto? Sì, ne avevo paura perché lo vedo piuttosto a rischio per i suoi contenuti economico-finanziari. Poi, sebbene scettico nei confronti di quota 100, Giovanni ha deciso di trarne vantaggio e si è rivolto al patronato Inas CISL, che a Firenze ha seguito centinaia di richieste come la sua. Il processo ha seguito tutti i suoi iter corretti e ho avuto la comunicazione che la mia domanda è stata accolta. Riprendiamo la passeggiata fino a quando ci imbattiamo in un cantiere. Diventerà un assiduo frequentatore come tanti pensionati? Non ci penso nemmeno. Ho intenzione di riprendere a coltivare in maniera assidua tutti i miei interessi, per esempio leggere. Lunedì 1 aprile saremo in banca a verificare che ci sia il primo bonifico per la sua prima pensione. Il 1 aprile è una data che qualche dubbio me lo crea. Comunque siamo fiduciosi. Il 1 aprile è arrivato e adesso andiamo con il signor Gianni a vedere se è stato erogato il primo assegno della sua pensione. Bene, andiamo. Buongiorno direttore. Buongiorno Giorgerini. Tutto bene? Allora, c'è qualcosa? È arrivata la pensione? Venga, si controllo. Sì, sì, eccola. È arrivata. Ah, benissimo, perfetto, funziona tutto. Ecco qua. È arrivata la pensione, che cosa farà oggi? Bene, oggi per prima cosa mi metterò tranquillamente a leggere il giornale tutto, dal cima a fondo. E poi piano piano comincerò a pianificare nuove attività.